cose. Ah, ma una cosa personale, sì. Ah. Allora per lei Germain sarebbe... Eh già. No, sì. Mi dispiace, giovanotto, ma dovrà aspettare il suo turno, sa, c'è un altro lì. Anche costui cerca Germain? Sì, devo lasciarle un messaggio. Da amico, Da amico? Sì. Ah, perché lei è amico di Germain? Sì. Ma dico, non vi occuperete mica adesso. Non le caso. Pare il caso? Ecco, appunto. Oh, dunque, caro, le presento il signor Jean-Louis, della banca Rothschild. No. Sì? Ah. Eccolo qui, il Jean, quello che in un giorno solo si fuma tutta la mia paga di un mese, Scusi, prego. Ah, sareste voi gli spasimi del mio corpo febbricitante. Ah, gente, lei sta parlando... Silenzio, Corneille! Ma si può sapere che cosa vuole questo gendarme da me? Ah, che bello. Ah, ma sa cosa le dico, Che per credere... Germain, dama di compagnia, bisogna proprio essere. Lo sa. Ah, sì. Allora, meglio che me ne vada. Ma dite a Germain che non c'è trippa per i gatti. Lei capirà. Sì, vabbè, d'accordo. Auguri, caro. Senta. Vada, giovanotto, la raggiungo subito. Ciao. Che cagnara! Ma che accidenti è successo? La zia è scesa in cantina. Bravo! Ma che bravo, è anche tornata su. È tornata su? Ma che accidenti è successo? Niente, non è successo un bel niente. Voglio proprio andare a vedere. Ecco, brava. Oh. Ah, i guantoni. Hai guantoni? Sì. Là. Ah, grazie. Scusi, è per prima. Oh, ma per carità, caro, per carità. Su, vada. Vada a fare una bella contravvenzione, la sì, distrarrà. Sì, grazie, buongiorno. Beh, allora? Ci ho ripensato. Come? Sì, dice che una condanna sulla gobba gli basta. Non ne vuole un'altra. Non è una persona corretta, il suo sicario. Se l'è svignata. E da dove? Dallo spiatatoio. E adesso tocca a me. No, un momento, scusi. Senta, Germain. Ma scusi, no, mi permetto di far... Oh, guarda. Ma lei conosce il signor Louis? No, non è mio genere. Miciona. Capaci di tutto è quelle là. Perché meravigliosa? Quanto tempo è che tu non vedi Mr. Bronson? Sono 3 settimane, perché? Ebbene, 8 giorni dopo la zia gli ha venduto le vigne. La zia gli ha venduto le vigne? Sì! Ma perché non me l'ha detto subito? Beh, voleva tenerci sulla corda. Ma io te l'ho sempre detto, Paul, in fondo la zia è buona. Sì, ma anche sadica, però. Oh. E i soldi, dove li metto? Dove li metto? Sono già stati destinati. Destinati? E a chi? Una metà alla mia cara Brigitte. L'altra metà. Alle opere pie, immagino. No, alle rubinetterie di bar. Oh, Fiona, quanto ti voglio bene. Brigitte, prepara la pranzo. Oddio, qui è funziona bene. Rimembriamo ancora.
Oh, ecco una felice occasione, mio caro Jean, per dirle che la famiglia è veramente la base. Signor Jean, mi ascolti, lei si deve... Sì, la zuppiera si è rotta. E anche oggi, sardine. Beh, finalmente ci siamo arrivati.